Buonasera a tutti. Oggi voglio parlare con voi, discutere un po' del trailer di Clair Obscur 33, perché è un titolo che mi ha molto colpito, credo che mi appassionerà. Ci sono delle cosine che non mi convincono, ma proprio per quello voglio discuterne con voi in modo tale da avere anche un parere vostro e parlarne così, quindi analizziamo un po' il trailer, lo guardiamo, lo analizziamo e facciamo appunto un'analisi più dettagliata di quello che è stato questo trailer che non vedo l'ora di portare perché Clair Obscur sarà anche uscirà anche con il Game Pass, quindi è incluso. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno usciranno tanti titoli e tanti titoli saranno disponibili al Day One con il Game Pass. L'Xbox Showcase ha portato appunto tante novità nel Game Pass, quindi ha voluto puntare veramente tanto su questo servizio che sta veramente offrendo delle chicche ai suoi abbonati. Quindi andiamo ad analizzare Clair Obscur e niente, procediamo subito. Soon she'll wake and paint again. Ecco, allora praticamente già da quello che ho capito la trama, bene o male, si basa sul fatto che c'è questa figura che è una donna che ogni anno disegna un numero che però va, c'è sempre un numero in meno, va all'indietro, un countdown che non si capisce bene che cosa va a provocare, però da 34 passerà poi a 33 e appunto dal nome del titolo proprio 33 Expedition 33, quindi spedizione 33, probabilmente si riferisce al fatto che tutti i morti, diciamo, tutti no, tutte le persone che hanno gli anni dipinti da questa donna sono destinati a morire. E questa è una trama molto originale, molto bella la storia da approfondire. Ci troviamo in Francia, adesso lo faranno vedere. Paint a new number, ticking down every year. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothingness. Questo lo dice, tutti quelli di quell'età disegnata, dipinta da questa donna sono destinati a svanire. Quindi questa spedizione appunto che faremo nei panni del protagonista, o non so se guideremo più personaggi, sarà volta ad uccidere questa figura, a trovare questa figura e a, non so, ucciderla, credo. Perché appunto per preservare le persone di quell'età e degli anni a venire. Chiaramente vediamo appunto i più piccoli, proprio perché appunto questa figura prima o poi appunto con il countdown arriverà anche ai più piccoli, quindi per preservare se non altro la nuova generazione. Every year she paints again. And every year an expedition departs for the continent with one hopeless mission. Destroy the paintress so she can never paint death again. We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders, yet everywhere. Ci sono tanti paesaggi, ci sono tantissimi paesaggi che vanno da quelli più cupi a quelli più belli, pieni di natura, luminosi, e questa cosa dei vari paesaggi mi intriga molto, mi piace molto. Where we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left? Volevo arrivare al sistema di combattimento perché mi ha un po' delusa, pensavo fosse
un Souls-like, ci stava molto a livello di trama come un Souls-like che ricordava un po' lo steampunk, un po' quello che è stato Lies of P, e quindi mi ricordava un po' questa atmosfera così steampunk, un mondo distrutto che sta tutto per morire, per marcire. È un combattimento a turni, un sistema di combattimento che io non prediligo, però secondo me per la trama ne vale la pena. Cioè io questo genere di giochi non ci gioco solitamente, però proprio per questo titolo secondo me ne vale la pena. Preferivo un altro sistema di combattimento piuttosto che questo a turni, però vabbè, dettagli, dettagli. Ah, quindi Expedition 33, noi non siamo da soli, ma siamo in gruppo, siamo più persone che combattono contro questi nemici potenti. E se non altro ci aiuta questa cosa. Noi Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Quindi anche se dovessimo fallire, comunque noi portiamo una sorta di speranza, portiamo per quelli che verranno, per quelli che ci susseguiranno. We are Expedition 33. Siamo la spedizione 33. Arriverà nel 2025. È già in wishlist, si può già aggiungere alla lista dei desideri delle PlayStation 5 e sarà appunto come già annunciato anche disponibile su Xbox e su Game Pass. Un bel titolo, che dire, veramente, veramente un bel titolo. E io ho veramente delle aspettative molto, molto alte. Spero che non mi deluda. Vorrei sapere anche la vostra opinione, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo titolo. Vi aspetto nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!